Bene, gentili signore e signori, buongiorno e grazie per essere intervenuti a questo momento molto importante per quanto riguarda l'attività ciclistica, per quanto riguarda lo sport. Innanzitutto un ringraziamento va alla Regione Lombardia che ci ospita, Regione Lombardia che continua a strizzare l'occhio a quello che è il mondo della bicicletta, il mondo del grande ciclismo, e lo fa in modo particolare anche oggi tenendo a battesimo le nazionali italiane che tra l'altro tra pochi giorni partiranno alla volta degli Stati Uniti in vista dei campionati del mondo su strada che si disputeranno a Richmond. Avremo modo di analizzare con i commissari tecnici appunto la composizione, l'essenza delle squadre nazionali, delle ragazze e dei ragazzi che saranno chiamati a questo grande appuntamento, ma la giornata di oggi ci proporrà anche alcuni momenti di particolare interesse. Terremo tra l'altro a battesimo anche altre iniziative molto molto particolari legate all'attività della bicicletta. Ma in apertura, logicamente, come abbiamo detto, siamo nella Regione Lombardia e lasciamo la parola ad Antonio Rossi, che è assessore allo sport e alle politiche per i giovani della Regione Lombardia. Prego, assessore. Grazie mille. Buongiorno, benvenuti, benvenuti in Regione, benvenuti in Lombardia, benvenuti a Milano. Beh, quando abbiamo presentato il trittico, il presidente Di Rocco mi aveva chiesto se era possibile organizzare una conferenza stampa qui in regione per presentare le squadre nazionali. E devo dire che il presidente Maroni ha subito accolto questo invito, anzi ci ha lasciato il 39esimo piano, che per noi è il salone d'onore, insomma, dove vengono ricevute le più alte cariche, dove vengono presentati gli eventi più importanti. La giornata non è bellissima, se no si potrebbero vedere le montagne, il Monte Rosa da questa parte, il Resegone di là, a Grignetti sono un po' di parte, quindi cerco sempre di vedere verso nord, verso le mie parti. Però si potrebbero magari vedere anche le salite che affrontano i tanti appassionati sportivi lombardi e non, dal Ghisallo al Mortirolo, magari là in fondo. La Caramamma mi diceva che sarà una delle salite delle Tre Valli Varesine. E quindi mi fa veramente molto piacere, anche perché si presentano le squadre, cioè, domani inizia il trittico, quindi Bernocchi, Agostoni, poi dopo il Mondiale ci sarà Tre Valli, quindi è veramente viviamo il ciclismo a pieno, insomma, sia a livello amatoriale che a livello, insomma, anche ad alto livello, quindi insomma veramente mi fa molto piacere. Devo dire che sono rimasto un po' male, mi rivolgo a Davide Cassani perché neanche quest'anno sono nella rosa dei convocati, però mi consola il fatto che non hai convocato Iuri Checchi, quindi ti ringrazio. Ringrazio della bicicletta che mi hai portato, molto bene, ringrazio anche Dario Cremonesi che mi ha portato la maglietta, però doveva portare un XXXXL, però non lo vedo, hai visto Dario? Non c'è. Ah, ciao Dario, saluto. Perché ho vinto anche, no, sono arrivato secondo la sfida olimpica, non so se lo sai, quindi pensavo che questo potesse convincerti. Mi toccherà far domani allora iniziare il trittico, insomma, a parte gli scherzi. Spero che le corse di domani dopo possano darti delle indicazioni importanti, ulteriori indicazioni importanti sullo stato dei ragazzi che hai convocato. Ho ancora negli occhi le grandissime soddisfazioni di questi giorni di sport, non soltanto tennis, ma la grande vittoria di Aru alla Vuelta. Il calcio non l'ho visto, da milanista non l'ho visto, quindi non mi sembra che abbiano giocato nulla. A parte gli scherzi, ci muoviamo tanto e il presidente Maroni mi dà una grandissima mano per sviluppare e accrescere una cultura sportiva. Non so se avete visto, entrando abbiamo allestito un campo da beach volley, perché nel weekend ci sarà una tappa del campionato europeo di beach volley, quindi insomma cerchiamo anche dove non ci sono le strutture di portarle a Milano. Poi noi abbiamo una bellissima piazza che si presta moltissimo a questi eventi, quindi insomma cerchiamo di aiutare. Questo perché? Perché dobbiamo guardare sia la base che l'alto livello, perché con l'alto livello poi si fanno anche sognare i ragazzini, le ragazzine a poter imitare i loro idoli e quindi poi aspirare a partecipare a un mondiale o a un'olimpiade. Quindi devo dire, insomma, ripeto, un grande grazie al presidente che ha voluto fare qui al 39esimo piano questa presentazione. Grazie mille.
Grazie quindi all'assessore della Regione Lombardia Antonio Rossi, tra l'altro un ringraziamento particolare e un saluto va anche ai rappresentanti della Lega Ciclismo Professionistico, dal Presidente Enzo Ghigo e a tutti i componenti, sono presenti anche diversi consiglieri della Federazione Ciclistica Italiana, il Vicepresidente Michele Gamba, i consiglieri Corrado Lodi e Renato Riedmüller. In rappresentanza degli organizzatori vorrei salutare Mauro Vegno, ho notato la presenza di Renzo Oldani, ho visto anche Roberto Damiani, quindi grazie per essere intervenuti a questo momento particolarmente importante. Come abbiamo detto, un momento che è il completamento di un cammino, sicuramente siamo arrivati a quello che è il momento clou della stagione ciclistica italiana, la settimana prossima iniziano i campionati del mondo che la Federazione Ciclistica Italiana sta vivendo con grande attesa e anche sicuramente con un pizzico di emozione. Renato Di Rocco, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Grazie Stefano e buongiorno a tutti. Grazie Antonio per l'ospitalità. Sì, avevo chiesto io al Governatore Marroni in quel giorno della presentazione del trittico proprio per dare continuità del buon rapporto che la Regione Lombardia ha con il ciclismo da sempre, anche con le presentazioni del Giro d'Italia Indy Bike, per cui abbiamo sempre trovato porte aperte e questa continuità ci sembrava logica anche in rapporto ai numeri che la Lombardia ciclistica esprime, il numero di affiliazioni tesserati e organizzazione di gare, che mi dice l'assessore siamo secondi dopo la pallavolo, ma insomma io a livello agonistico mi confronterei più attentamente che non solo sui numeri, però insomma avete sentito dalle parole dell'assessore quanto conosce bene il ciclismo, quanto lo pedala e quanto fatica, e quindi ha toccato degli aspetti che sono quelli che noi seguiamo sempre nel nostro percorso di promozione e di sviluppo dell'attività. I numeri ci danno ragione, siamo ben felici qui di trovarci oggi, perché quando si parla di squadra nazionale si riunisce tutta la grande famiglia del ciclismo, siamo entusiasti per i risultati che hanno fatto, non solo Aro, qui vedo Viviani che ha battuto in terra ostile, in Inghilterra ha vinto delle ottime tappe, però credo che tutti i risultati degli atleti in quest'ultimo periodo danno un segnale forte di buon avvicinamento al campionato del mondo. Voglio dire in particolare che Cassani è commissario tecnico solo da 2 anni, ma è riuscito a fare con questa l'11ª nazionale. Questo era proprio un progetto tutto nuovo che ha voluto mixare sempre di più, e dopo il progetto Continental che in qualche maniera avevamo lanciato proprio per dare un segnale forte di sostegno ai nostri atleti under 23. Però non è stato molto efficace, la nazionale allora si è posta questo obiettivo di sopperire a questo gap, per far confrontare sempre di più i nostri migliori talenti nel confronto internazionale. Devo dire che i risultati di quest'anno con gli Under 23 ci soddisfano in particolar modo, perché aver vinto per la prima volta la Coppa delle Nazioni credo sia un risultato molto importante, ma soprattutto nella logica di crescita formativa degli atleti, perché il gap si diminuisce sempre di più e quindi anche nel loro passaggio nella categoria superiore professionistica elite sicuramente troveranno minore disagio che non in precedenza, per cui come dire la nazionale è stata al servizio anche di questo aspetto formativo e di maturità degli atleti, di questo ne siamo consapevoli. Come tecnici abbiamo dei tecnici validi, quotati, e noi siamo molto soddisfatti di loro, abbiamo messo a disposizione tutto quanto possibile per avvicinarsi in una maniera migliore. Devo dire che nonostante le risorse economiche, per quanto si parla di attività tecnica, non lesiniamo nulla, l'importante è che seguano sempre un progetto che sia quello reale e opportuno come fase di massimo risultato. Quest'anno siamo cresciuti come famiglia, abbiamo tanti sponsor, tanti amici che dopo verranno citati, che ovviamente portano anche loro entusiasmo e aiuti sostanziali, non solo in termini economici, ma soprattutto sulla ricerca dei mezzi e dei materiali, che sono comunque un incentivo ancora maggiore sia per motivare di più i nostri tecnici, ma soprattutto gli atleti che si sentono sempre di più assistiti all'interno delle squadre nazionali. La nazionale deve essere davvero una piattaforma
forma che dà sempre di più, e in questa logica quest'anno devo dire che abbiamo fatto degli ottimi miglioramenti, per cui li ringrazio davvero tutto e gli faccio tanti auguri. Saremo lì a soffrire tutti quanti, però insomma quest'anno siamo sicuri che andiamo in un territorio che ci ha portato fortuna in passato, almeno nella massima categoria. Insomma, l'ultimo mondiale Colorado Sprint l'abbiamo vinto con Argentina e terzo Saronni, per cui con una bella strategia di corsa, che è quella che noi chiediamo a tutti i tecnici, a tutti gli atleti, di ben figurare, di dare il massimo per la maglia azzurra, e di questo non abbiamo mai avuto dubbi. Insomma, se avete letto le cronache degli ultimi giorni, che addirittura un corridore straniero sostiene Guarnieri per la squadra nazionale, è significativo il fatto che sia importante per ognuno dei corridori conquistare la maglia azzurra, per cui questo ci gratifica, ci soddisfa, vuol dire che stiamo andando avanti nella maniera migliore. Io mi fermo qui, vi ringrazio davvero tutti per il sostegno che darete, per cui saluto, se me lo consentite, Riccardo Magrini, che per un giorno sarà silenzioso. Quella io ormai c'è entrato sulla testa come il cavaliere dei quattro mori, però gli diciamo bravo insieme al suo collega, perché insomma hanno tenuto alto lo spirito e l'entusiasmo, e forse hanno spinto Fabio anche un pochino con quelle urle che davano, e non solo con le manate di Maini. Questo per dire che siamo attenti. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie ancora Rossi. La vera ragione che il governatore non sia con noi l'ha citata Antonio, che fino a ieri mi aveva pressato per fargli avere un posto in squadra. Non sono riuscito a convincere Cassani, nella sua delusione ha preferito non partecipare a questa conferenza. Grazie. Grazie Presidente. Ha citato gli amici, i sostenitori della Nazionale. A questo proposito un ringraziamento particolare va alla Enervit, alla Taghetica, alla Castelli, a tutti i partner appunto della Nazionale, della Federazione Ciclistica Italiana. Abbiamo parlato di Lombardia, una regione in cui parlare di sport significa soprattutto parlare di ciclismo, parlare di bicicletta, parlare di utilizzo della bicicletta anche in città. Tra l'altro ci hanno raggiunto anche altri ospiti a questa conferenza. Un saluto particolare lo vorrei rivolgere a Oreste Perri, che è presidente del Comitato Regionale del CONI. Grazie per essere intervenuto, grazie per essere con noi. Dicevamo, utilizzo della bicicletta in città. Teniamo a battesimo oggi un progetto molto particolare rivolto proprio agli utenti cittadini della bicicletta. Io vorrei invitare Diego Vollaro della Federazione Ciclistica Italiana ad illustrarci questo progetto Urban Bike. Prego. Buongiorno, grazie a tutti i partecipanti. Ci siamo ritagliati uno spazio in questa importante occasione per la Federazione per descrivere un progetto del tutto nuovo che vuole appunto dare importanza a quello che è il fenomeno della bicicletta nelle città. Ultimamente abbiamo visto che i dati di biciclette vendute hanno quasi eguagliato quello di automobili vendute, la bicicletta è diventata quasi uno status symbol, c'è chi la usa per divertimento, chi la usa la domenica per benessere, per fare attività sportiva, chi la usa per andare al lavoro. E con questa idea la Federazione Ciclistica ha deciso di promuovere un tipo di tesseramento individuale volto a tesserare coloro che non fanno attività sportiva in senso stretto, ma coloro che, come detto, utilizzano la bicicletta tutti i giorni, in modo da creare una community di appassionati, una community di persone che potranno, grazie al tesseramento, godere di una serie di benefit a livello di convenzioni con partner della federazione, una serie di sorprese e una serie di coperture assicurative che verranno appunto stipulate per facilitare e rendere sicuro andare in bicicletta in città e utilizzarla tutti i giorni. Ecco quindi che noi da ottobre saremo sul mercato con questa tessera, con questa importante iniziativa. Potrete seguirci su quello che è il nostro sito internet www.urbanbike.it e sui canali social sia di Twitter che di Facebook che sono stati dedicati all'iniziativa. Vi aspettiamo e speriamo di avervi in tanti nella nostra nuova community, nella nostra famiglia. Grazie.
Grazie Diego Vollaro, quindi siamo tutti pronti per pedalare, ci sono i professionisti, le ragazze che pedaleranno forte ai campionati del mondo e ci saranno tanti, sicuramente tantissimi appassionati che pedaleranno con questa bella iniziativa nelle città. Un saluto lo vorrei rivolgere anche a Cordiano Dagnoni, presidente facente funzione del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana, comitato rappresentato anche dal consigliere Fabio Perego. Grazie per essere intervenuti. Campionati del mondo, siamo ormai a pochissimi giorni dall'avvio della rassegna iridata di Richmond, le prime nazionali partiranno tra l'altro già da domani, dicevamo un appuntamento particolarmente importante, un appuntamento particolarmente atteso, ma proprio per entrare nel clima della rassegna iridata andiamo a vedere un filmato che ci illustra il percorso, una ricognizione realizzata da Davide Cassani. Saranno i prossimi campionati del mondo a fine settembre. L'occasione è seguire il campionato universitario americano per vedere il percorso senza traffico, prima parte pianeggiante, caratterizzato da questo manto stradale, o meglio sono autobloccanti, ma la bicicletta scorre bene, nulla a che vedere con il classico pavé, curva ad U. I primi 5 chilometri sono su un viale e controviale e quindi c'è la possibilità di vedere quel che succede davanti e dietro. Ricordiamo che ai campionati del mondo non sono ammesse le radioline. Dopo 6 chilometri torna l'asfalto e al 9 chilometro una discesa porta alla parte bassa del percorso. Ma prima ci sono questi falsi piani, la strada è sempre molto molto ampia, la velocità sarà sempre elevatissima, le curve sono molto belle, diverse ad angolo retto ed ecco una particolarità del percorso, 400 metri in pavé, pavé vero, ma non essendoci curve non è affatto pericoloso. Un paio di curve portano nella parte bassa del percorso, la strada è leggermente più stretta ma ci avviamo verso la parte più importante del percorso, 500 metri in leggera salita portano al primo muro. Si tratta di un muro vero e proprio, sembra di essere al Giro delle Fiandre, 200 metri in pavé, la strada si restringe, un tornante con la possibilità per il corridore di affrontare questo strappo in una corsia preferenziale, ma secondo me per i campionati del mondo qui verranno messe delle transenne e quindi i corridori saranno costretti a stare sul pavé. Basta vedere queste immagini per rendersi conto della difficoltà di questi 200 metri in salita. Qui ci sarà comunque già una discreta selezione, soprattutto nelle ultime tornate. Quando i corridori arriveranno in cima non c'è subito discesa, ma un tratto pianeggiante di 700-800 metri. Una discesa molto bella, molto ampia, con un paio di curve ad angolo retto e questa è l'ultima, che porta a 500 metri pianeggianti. Altra curva sulla destra e secondo strappo. I primi 100 metri sono facilissimi al 4-5%, gli ultimi 100 invece sono molto impegnativi, è lo strappo più duro del percorso, 100 metri al 16%. Gli organizzatori mi hanno detto che non verrà modificato il manto stradale, vuol dire che resterà il pavé sulla destra, strada ancora più stretta rispetto a prima e qui naturalmente qualcuno tenterà di andarsene, anche se dalla vetta mancheranno circa 3 km e 500 metri. Anche in questo caso non subito discesa ma un primo tratto pianeggiante di 500 metri, 1000 metri in discesa e arriviamo agli ultimi 2 km, curva ad angolo retto, 500 metri pianeggianti ma poi la strada comincia a salire leggera, 3-4%, la curva è esattamente a 1 km dall'arrivo, è lì che comincia l'ultimo strappo. 430 metri al 7-8%. Probabilmente il campionato del mondo si deciderà in questa rampa, ma per renderci un po' conto di quello che potrebbe succedere o della difficoltà dello strappo, andiamo a vedere le immagini di questo gruppo. Siamo a 750 metri dal traguardo, dalla parte finale dello strappo.
corridori che cercano di andarsene. Questo penso che sia proprio il momento più importante, il punto più importante del percorso, dove qualcuno cercherà di andarsene, anche se non sarà facile, perché la velocità all'ultimo giro sarà intorno ai 30-35 km orari. Curva, finisce la salita e cominciano gli ultimi 600 metri, un lunghissimo rettilineo in leggerissima salita, 1%. Vuol dire che se uno riuscirà ad arrivare in cima con 50 metri potrebbe anche andare a vincere il campionato del mondo, anche se resteranno favoriti i velocisti, corridori come Degenkolb, come Sagan e qualche altro. 16 km 200 metri la lunghezza del circuito, 16 giri per un totale di 259 km. Questo è il campionato del mondo di Richmond. Grazie quindi a Davide Cassani che ci ha introdotto in quello che sarà il tracciato. Questo è il campionato del mondo di Richmond ed ora il momento di conoscere la composizione delle squadre nazionali che appunto difenderanno i colori dell'Italia al campionato del mondo di Richmond. Io vorrei invitare al mio fianco, iniziamo con le donne, Edoardo Salvoldi, commissario tecnico delle nazionali per quanto riguarda le categorie donne junior e donne elite. Prego. Ti lascio il microfono per avere appunto la composizione della squadra. Bene, buongiorno. Allora iniziamo con le donne junior. Saranno 5 le atlete al via e 6 nominativi. La riserva verrà scelta sul posto la vigilia della gara. Le atlete saranno Elisa Balsamo del team Valcar Vigor, Sofia Bertizzolo, Jess Fiamme Oro team Breganze, Lisa Morzenti team Gauss, Nadia Quagliotto Fenice Ladies team, campionessa europea in carica, Katia Ragusa, Eurotarget Steel Bike e Chiara Zanettin, società ciclistica Vecchia Fontana. Per quello che riguarda la cronometro delle donne junior, schiereremo due atlete, Lisa Morzenti, campionessa italiana, e Sofia Bertizzolo. Andiamo avanti con le più grandi, quindi la nazionale donne elite, stesso discorso fatto per le donne junior. Saranno 7 le partenti e 8 i nominativi, riserva definita alla vigilia della gara. E gli 8 nominativi saranno Marta Bastianelli, Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Velo Club Vaiano, Giorgia Bronzini, Corpo Sportivo Forestale, team Wigolonda, Elena Cecchini, Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, team Lotto Sodal, Tatiana Guderzo, Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, team Hightech, Elisa Longoborghini, Gruppo Sportivo Fiamme Oro, team Wigolonda, Rossella Ratto, Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, team Impa Bianchi, Valentina Scandolara, Gruppo Sportivo dell'Esercito, team Orica, Silvia Valsecchi, Bipink La Classica. La riserva in patria sarà Maria Giulia Confalonieri, Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Ale Cipollini. E per quello che riguarda la cronometro schiereremo una sola atleta, la campionessa italiana in carica, Silvia Valsecchi, Bipink La Classica. Allora, queste le nazionali femminili, tra l'altro diamo il benvenuto anche a Daniele Isetti, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, che ci ha appena raggiunto. Allora, Edoardo, nazionali che sicuramente si presentano al via del campionato del mondo con grandi ambizioni. Lo stato di salute del movimento femminile, il valore del movimento femminile azzurro è noto a tutti. Sono certo che sicuramente hai avuto più di una difficoltà nel creare queste due nazionali, dovendo magari rinunciare a malincuore a qualche atleta. Sì, quello delle scelte, nonostante gli anni, è sempre il momento più difficile. Purtroppo, ma è anche giusto che sia così, il regolamento impone dei numeri e quindi delle scelte. Tra diciamo, l'ultima atleta che scegli di premiare e le prime escluse, le differenze sono veramente sottili e tante volte difficili da spiegare in modo convincente. Sì, questa è senz'altro la difficoltà più grossa, soprattutto a livello elite, dove negli ultimi anni entrare in squadra nazionale è veramente difficile, oltre che essere diciamo, l'obiettivo forse più importante per le nostre atlete.
Bene, grazie, ti invito a rimanere perché vorrei invitare Elena Cecchini, che è campionessa italiana e che abbiamo sentito farà parte appunto della nazionale in partenza per Richmond. Allora Elena, che nazionale? Allora innanzitutto come stai? Ah, sto bene, da giugno insomma che preparo insieme a Dino questo obiettivo e è sempre una grande emozione essere al mondiale, come ha detto lui è l'obiettivo principale per noi ragazze e quindi sto bene. Che nazionale è questa? Ma è sicuramente una nazionale come ogni anno forte perché sicuramente non siamo la nazione con le individualità più forti, però sappiamo correre bene e penso che ci siano delle ragazze come Guderzo, Bronzini che sono fondamentali anche mentalmente per le giovani e sono sempre una grande sicurezza, quindi con la loro esperienza penso che daremo il massimo, ecco. Bene, grazie Elena. Ci sono diversi giornalisti, se ci sono domande per il commissario tecnico Edoardo Salvoldi, per Elena Cecchini, domande che riguardano appunto la nazionale, poi comunque al termine saranno a disposizione per le interviste. C'è nulla, siete stati bravissimi. Grazie, grazie ad Edoardo Salvoldi e ad Elena Cecchini per quanto riguarda le nazionali femminili appunto che parteciperanno ai campionati del mondo. Arriviamo ora ai più giovani, a quelli che rappresentano più di ogni altro sicuramente il futuro. Parliamo della categoria juniores che al campionato del mondo sarà, e non solo, sarà guidata da Rino De Candido. Le lascio il microfono, prego. Buongiorno a tutti. Sì, è la categoria più giovane, è la categoria che va più salvaguardata. Per ciò che concerne il mondiale sono stati scelti 6 ragazzi che faranno sia l'identità della strada che della crono. I ragazzi sono Conci Nicola del team LVF, Tommaso Fiaschi del team Stabia, Nicola Nesi del Romagnano, Daniele Savini del Romagnano, Matteo Sovrero della Verbania Bustese Olona, Riccardo Verza della Contri Autozai. Di questi la crono la faranno Conci e Sovrero. Allora, questo per quanto riguarda la nazionale juniores. Una nazionale come è stata costruita appunto questa squadra? Tra l'altro ci sono stati appuntamenti particolarmente importanti in questa parte di stagione, quindi ha avuto delle indicazioni molto molto chiare. Ma scusate, certamente, se abbiamo il sesto corridore perché siamo riusciti a entrare tra le prime 10 squadre a livello diciamo, europeo nel ranking della Coppa delle Nazioni, diciamo che questi ragazzi hanno potuto fare esperienza partecipando alle prove di Coppa delle Nazioni in cui non abbiamo diciamo, fatto risultati eccellenti, però siamo sempre stati tra i protagonisti. Ma a me non interessava assolutamente vincere la prova di Coppa delle Nazioni quanto poter far fare esperienza a questi ragazzi, perché sono dei ragazzi giovani e che se ne dica diciamo, l'attività che si svolge all'estero è un po' diversa rispetto a quella italiana. E andare ai mondiali ed europei fa sicuramente bene aver fatto delle esperienze a livello internazionale prima. Mi fa enormemente piacere che a livello, questo è una parentesi, a livello della squadra under ci siano il 99% dei ragazzi che hanno partecipato ai mondiali o europei tra gli juniores, il che vuol dire che l'attività svolta dalla federazione ciclistica e con l'apporto della federazione ciclistica sicuramente è un indirizzo giusto che sicuramente serve per farli crescere anche nelle categorie superiori. È una squadra competitiva, io sono sicuro che sono dei ragazzi che hanno una grande voglia di far bene, è un gruppetto che siamo riusciti a mettere vicino anche con l'apporto della federazione, che siamo riusciti ad andare in altura, il che vuol dire tenerli assieme e creare gruppo, perché nonostante tutto questo è un gruppo molto unito e sicuramente sapranno farsi valere. Grazie a Rino De Candido. Se ci sono domande per il commissario tecnico della Nazionale Juniores, che ci ha confermato appunto questo grande impegno da parte della federazione, soprattutto a livello giovanile, per accompagnare gli atleti nelle categorie superiori,
ha detto tutto anche in questo caso. Grazie al commissario tecnico della categoria juniores Rino De Candido. Arriviamo ora agli under 23 che si presentano all'appuntamento iridato con una nazionale sicuramente molto competitiva, anche forte dei risultati ottenuti a livello internazionale in questa parte di stagione, una nazionale che ci sarà illustrata dal commissario tecnico Marino Amadori. Prego Marino. Grazie. Buongiorno a tutti. La nazionale Under 23 sarà composta da 7 elementi, praticamente 2 che fanno la cronaca, Filippo Ganna della Viris e Davide Martinelli della Team Colpac. Gli stradisti saranno Davide Ballerini della Unieuro, Leonardo Basso dell'SL Italia, Simone Consoni del Team Colpac, Davide Martinelli del Team Colpac, Gianni Moscon della Zalfa Euromobil, che è il campione italiano 2015, Oliviero Troia del Team Colpac e Filippo Ganna sarà riserva del gruppo sportivo Viri, sarà riserva praticamente al mondiale lì a Richmond. È una squadra, come hai detto tu, è una squadra che quest'anno abbiamo fatto bene a livello internazionale, abbiamo fatto ottimi risultati vincendo la Coppa delle Nazioni, abbiamo vinto 2 prove della Coppa delle Nazioni, abbiamo fatto un secondo posto al Giro delle Fiandre, quindi è una squadra molto attrezzata, è una squadra che sono convinto che su quel percorso del Mondiale possa farsi valere, quindi abbiamo pressioni perché sicuramente siamo una squadra un po' che avendo fatto bene alla Coppa delle Nazioni saremo un po' nell'occhio del ciclone, però siamo preparati a questo evento, abbiamo fatto l'altura anche noi 20 giorni sul Sestriere grazie alla federazione e quindi posso ringraziare perché facendo gruppo per noi è molto importante riuscire ad arrivare al mondiale preparati e lo stiamo arrivando. Allora Marino, anche nel suo caso, difficoltà particolari nello stilare questa rosa, qualche rinuncia magari fatta malincuore, non chiediamo chi, ma comunque qualcosa c'è stato? Beh, è normale, quando devi fare delle scelte, come ha detto Dino Salvoldi, non è semplice. E anche negli Under 23 purtroppo ci sono dei ragazzi che forse avrebbero meritati anche di essere in questa formazione. Si fanno delle scelte anche per cercare di portare al Mondiale una squadra compatta e innanzitutto equilibrata. Quindi dobbiamo cercare anche di capire come si vuol correre, perché abbiamo delle nazioni molto importanti e forti e abbiamo anche delle individualità molto importanti, che corridori che hanno vinto anche corse World Tour oppure addirittura corse anche di un certo livello, battendo anche dei fior dei corridori, quindi dobbiamo cercare assolutamente di essere attrezzati per ogni evenienza, quindi scelte ce ne sono state fatte, ma sicuramente tutti quei ragazzi che sono rimasti fuori devono capire che hanno collaborato innanzitutto a vincere la Coppa delle Nazioni, quindi per loro è stato un ottimo obiettivo e hanno fatto un'esperienza fondamentale per il loro passaggio nel professionismo, perché in fondo tutto questo sono tutti ragazzi che hanno come obiettivo il passaggio nel professionismo, quindi fare un'attività internazionale per loro è basilare. Grazie anche a Marino Amadori. Se ci sono domande per il CT della categoria Under 23, nulla, grazie. Arriviamo ora a quella che è la nazionale maggiore, la nazionale degli elite, quella dei professionisti, che sarà in gara appunto domenica prossima con la prova su strada. Davide Cassani è il commissario tecnico. Abbiamo già avuto qualche anticipazione, non vi faranno parte, come abbiamo sentito, né Yuri Checchi né Antonio Rossi. Andiamo a sentire allora. No, ma ho visto il percorso, capisco il perché, quindi. Allora la scelta è ponderata. Davide, prego. Buongiorno a tutti, sei arrivato secondo nella prova che tu hai detto. Se con la vittoria sarebbero cambiate un po' di cose, poi quei 20 kg in più sono stati determinanti, di muscoli, non di... Allora, tanto la prima parola, il primo ringraziamento e i complimenti vanno rivolti a Fabio Aru per quello che ha fatto la Vuelta di Spagna, perché una vittoria di questo tipo emoziona tutti quanti, dà forza, dà coraggio a tutti quanti. È stata una Vuelta molto bella, incerta fino alla fine, e la cosa che mi è piaciuta di Fabio Aru, oltre alla sua forza, è questa capacità di sopportare la pressione. Sai, un ragazzo di 25 anni per la prima volta si trova capitano in questo anno, dopo il secondo posto al Giro d'Italia, si ritrova a lottare per la maglia rossa, per vincere una corsa dove al via c'erano i primi 4 del Tour, Rodriguez e tanti altri, e ha corso
corso davvero campione, e dal momento che ha 25 anni, beh, per quanto riguarda le grandi corse a tappe abbiamo almeno un paio di corridori che stanno tenendo alto il nome dell'Italia. Per quanto riguarda i campionati del mondo, io ho fatto una prima lista di 14 corridori: Daniele Bennati, Sonny Colbrelli, Alessandro De Marchi, Fabio Felline, Jacopo Guarnieri, Vincenzo Nibali, Giacomo Nizzolo, Daniel Oss, Salvatore Puccio, Manuel Quinziato, Cristian Sbaragli, Matteo Trentin, Diego Lissi ed Elia Viviani. Domani una nazionale mista parteciperà alla Coppa Gostoni, dopodomani faremo la Coppa Bernocchi, al termine della Coppa Bernocchi diramerò la lista degli 11 che verranno a Richmond. Ringrazio la federazione perché mi dà la possibilità di portare, nonostante le difficoltà, due riserve ai campionati del mondo, così avrò la possibilità comunque di avere 11 corridori a disposizione per eventualmente fare delle ultime scelte a pochi giorni dal campionato del mondo. Faremo altre due gare prima della partenza, sabato il Memorial Pantani, domenica il Gran Premio di Prato. Lunedì una parte della nazionale partirà per Richmond, faremo scalo a New York e da New York andremo a Richmond. Alcuni corridori, tra i quali Elia Viviani, partiranno prima perché ci saranno i campionati del mondo a squadre, la cronometro a squadre, e quindi diversi corridori li troverò già là. Corridori come Ulissi, come Nibali correranno con me con la nazionale, con la maglia dell'Italia nelle ultime due corse. Nibali, per quanto riguarda domani e dopodomani, invece correrà con la maglia dell'Astana, perché l'Astana sarà impegnata alla Coppa Agostoni e anche alla Coppa Bernocchi. Per quanto riguarda la cronometro, correranno Adriano Malori e Moreno Moser. Malori lo conosciamo tutti, a differenza dell'anno scorso ha saltato la Vuelta per fare allenamenti più particolari, più specifici, dal momento che il percorso è adatto alle caratteristiche di Adriano, è uno tra i corridori più forti e mi aspetto un buon risultato da parte del corridore parmense. E perché Moreno Moser? Per la semplice ragione che è del 90, ha 25 anni, è partito benissimo qualche anno fa, vincendo e convincendo, ha avuto dei momenti di difficoltà. Quest'anno è arrivato secondo al campionato italiano a cronometro ed è per questo motivo che ho scelto Moreno Moser, proprio perché si è distinto nella prova cronometro al tricolore e si è anche ben comportato al Giro di Spagna. Quindi sarà lui il secondo corridore nella cronometro al campionato del mondo. Ecco Davide, anche nel tuo caso come sei arrivato ad individuare questa rosa di corridori in vista del Mondiale? Sai, insieme con Dino siamo stati a visionare il percorso. È un percorso particolare, è un percorso facile altimetricamente parlando, ma complicato perché questi tre strappi sono nella parte conclusiva del circuito, strada in alcuni casi stretta. Tra l'altro, da quello che abbiamo visto, il secondo strappo, quello più impegnativo, quei 100 metri a 16%, hanno tolto l'asfalto e lasciato il pavé, quindi anche questo secondo tratto, almeno questi 100 metri, saranno interamente in pavé, dove la strada è molto stretta. Per dirti che è un percorso complicato, un percorso difficile, un campionato del mondo che potrebbe decidersi negli ultimi 5 chilometri. L'anno scorso avevamo valutato bene il percorso, sapendo che poteva decidersi nell'ultimo giro, così è stato. Noi, avendo una nazionale particolare, abbiamo deciso di inventarci qualcosa prima, naturalmente non ci siamo riusciti e non abbiamo fatto granché. E quindi ho scelto i corridori in base alle caratteristiche del percorso e penso di avere una buona squadra, penso di avere corridori che si sono avvicinati al campionato del mondo nel migliore dei modi. Uno di questi è appunto Elia Viviani, che è riuscito a vincere tre tappe al Tour of Britain, e quindi dopo aver vinto diverse medaglie in pista spero che possa fare altrettanto su strada. E quindi la scelta dei corridori è stata in base proprio a questo motivo. Non c'è Giovanni Visconti per la semplice ragione che Visconti è diventato un corridore forte, un corridore che si è distinto anche al Giro di Spagna, ma un corridore che ha perso un po' di esplosività guadagnando in resistenza, andando molto forte nelle tappe e nelle salite dure, dimostrando anche al Giro d'Italia, vincendo la maglia come miglior scalatore. Ed è per questo motivo che, proprio per le caratteristiche tecniche del percorso, ho preferito convocare o comunque diramare una lista di corridori dove purtroppo non c'è Giovanni Visconti. Potrebbe essere adatto in prossimi campionati del mondo, proprio perché le caratteristiche del corridore sono cambiate.
Allora, nel video hai dato già qualche indicazione. Ora, alla luce delle ultime gare che si sono disputate in questa parte di stagione, chi bisognerà tenere particolarmente d'occhio? Sono tanti i corridori che bisogna tenere d'occhio. Abbiamo già nel video, che l'ho fatto un po' di mesi fa, ho parlato di Degenkolb e di Sagan. Degenkolb doveva ancora vincere la Sanremo e la Parigi-Roubaix, quindi ancora di più è l'uomo da battere. Tra l'altro è uscito abbastanza bene dal Vuelta, perché almeno ha vinto l'ultima tappa. Kristov, anche lui un corridore molto, molto pericoloso. Poi lui ha chiesto di avere Guarnieri, adesso vediamo se riusciamo ad accontentarlo. Sai, Sagan al Tour volava, anche al Giro di Spagna andava bene, poi è caduto, ma mi hanno detto che è già in America e quindi si sta allenando e si sta preparando per questo campionato del mondo. Il Belgio, una squadra forte, con Van Avermaet, con Tom Bonen, con Gilberta, la Spagna con Lobato e con Valverde, sono tanti i corridori che hanno la possibilità di vincere questo campionato del mondo, anche perché, come ho listato prima sul percorso, è per velocisti, ma velocisti moderni, quelli che riescono a superare strappi come questo, però potrebbe essere anche un allungo all'ultimo chilometro, perché no, anche negli strappi precedenti. E quindi sarà un campionato del mondo di difficile interpretazione e potrebbe giocarsi proprio sul filo dei secondi o dei metri, perché proprio questi strappi finali sono molto pericolosi, con la possibilità per tanti corridori di poter dire la loro. Bene, grazie Davide. Elia Viviani, reduce da un ottimo giro della Gran Bretagna con 3 vittorie di tappa, lo ricordiamo tra l'altro vincitore anche di una tappa al Giro d'Italia. Ci siamo, sei uno degli uomini più in forma del momento, abbiamo sentito belle parole da parte del commissario tecnico Davide Cassani nei tuoi confronti, ora bisogna solo pedalare verso questo grande traguardo. Come hai detto a te, ormai ci siamo, domani si parte per Richmond, sarà per me la corona squadra, prima domenica con l'Intim Sky e anche lì sarà un obiettivo della squadra, ma per quello che ho ragionato io comunque sarei là 12 giorni prima della domenica 27, quindi potrei fare il miglior avvicinamento al mondiale, quindi essendo seguito comunque a livello di massaggi e di tutto quello che ci va dietro, per essere tranquillo nell'avvicinamento al mondiale. Era un obiettivo dichiarato, nel senso che la maglia azzurra dopo il Giro d'Italia, dopo gli obiettivi raggiunti all'inizio stagione, le 2 medaglie ai mondiali su pista, la vittoria al Giro d'Italia, sono state tirate delle linee e deciso gli obiettivi successivi. Sicuramente tra questi con la squadra c'erano le classiche di Hamburgo Plouay e il Tour of Britain, e sono stati raggiunti qualcuni, alcuni no, come le classiche di Hamburgo Plouay, però questo è il ciclismo, no? Quindi quando si sale su quella bici ci sono 200 atleti che vorrebbero fare vincere la tua stessa corsa, quindi il mio avvicinamento è stato direi perfetto. Dopo il giro è ripartito con un'altura al Sestriere con il Team Sky, tra l'altro, quindi anche dove sfruttiamo a livello federale l'altura del Sestriere, anche il Team Sky ha deciso di andare, perché comunque è un buon luogo dove poter fare dei ritiri e dove preparare al meglio gli appuntamenti. E poi avvicinandomi alla seconda parte di stagione nel migliore dei modi, tornando alle gare ad Eneco Tour, dove è arrivato il primo segnale, e poi continuando per la strada migliore i risultati ora del Tour of Britain. Quindi credo che il Tour of Britain mi abbia dato quella consapevolezza di esserci e, perché no, di pensare veramente in grande per questo mondiale. Pensare veramente in grande, come pensa in grande questa squadra? Che squadra è dal tuo punto di vista? Sicuramente è una squadra forte perché forse siamo più competitivi degli ultimi anni. Firenze è stata una squadra secondo me competitivissima, perché un mondiale duro così, Vincenzo era un capitano che poteva dare risultato e l'ha dato, perché comunque per come è andato il mondiale è finito quarto, ma con la caduta può aver rovinato i sogni più grandi. Quindi la squadra di quest'anno è competitiva, abbiamo atleti d'esperienza, ci sono nella lista, ci sono Bennati, ci sono Quinziato, ci sono Osso, sono atleti tutti atleti da classica, esplosivi e pronti ad esserci in quel momento in cui esploderà la corsa, perché a 2 o 3 giri dalla fine, come avete visto il percorso, lì esploderà la corsa, all'imbocco di quello strappo di quello primo strappo in pavé esploderà la corsa, e noi dovremmo essere pronti a prendere questo strappo nelle prime posizioni e a restarci, essere attenti agli ultimi giri, proprio a questi attacchi che, come ha detto Davide, potrebbero arrivare, potrebbero non arrivare, e in quel caso un velocista come me
me, come può essere Nizzolo, come può essere Trentin, devono essere pronti a sprintare per la maglia azzurra e per la medaglia. Non ti chiedo pronostici per quanto riguarda la prova su strada, ma ti chiedo chi è la tua favorita per il mondiale femminile. Ah, non posso che rispondere a Elena. No, sicuramente anche lei ha fatto un avvicinamento importante, ha fatto la sua altura a Livigno e anche come ha detto Dino, la maglia azzurra nella nazionale femminile come in quella maschile è una vera e propria battaglia, è un obiettivo già conquistarla. Una volta che hai quella maglia azzurra poi devi pensare a come fare per dare il meglio nella gara del sabato per le ragazze e domenica per noi, ma credo che i risultati che hanno portato le ragazze negli ultimi anni ci sia solo da ringraziarle quando qualche volta hanno salvato la trasferta e niente, credo che abbiamo un gruppo forte. Se posso dare indicazioni a Madori, la settimana scorsa al Tour of Britain è vero, Gaviria ha fatto una gran volata e ha battuto tutti noi velocisti, quindi i velocisti del World Tour, però vedo addirittura meglio Owen Dole della Gran Bretagna, è veramente un corridore che mi ha impressionato questa settimana, classe, una grande condizione, pronto secondo me a fare un grande mondiale. Grazie Elia, grazie Davide. Ci sono domande per Elia Viviani, per Davide Cassani? Tanto crediamo di indovinare quale sarà il favorito di Elena Cecchini per la prova su strada, che conferma. Davide. Io vorrei aggiungere una cosa. Per il primo anno sono stato coordinatore generale delle nazionali e vorrei fare i complimenti ai commissari tecnici. Siamo una squadra, ci confrontiamo settimanalmente. Io sono stato ai ritiri che abbiamo fatto da gennaio a luglio con Junior e con Under 23, sono stato ai campionati europei su pista, sono stato ai campionati europei in Estonia su strada e devo dire che abbiamo un'ottima squadra. Per quanto riguarda gli juniores, come tra l'altro ha già detto prima Rino, a noi non interessano tanto i risultati perché in questa categoria è, tra virgolette, abbastanza semplice ottenere risultati, basta far allenare molto di più i ragazzi rispetto ai coetanei. Il nostro obiettivo è quello di farli crescere, di stare vicino ai corridori, stare vicino alle squadre e avere questi corridori che di anno in anno possono migliorare, avere la possibilità di dare questi ragazzi nella migliore condizione a Marino Amadori. Negli Under 23 già le cose cambiano perché comunque è un approccio al professionismo dove serve un'attività internazionale ed è per questo motivo che con la federazione abbiamo portato avanti questo progetto di far correre la nazionale più volte, non solo i campionati del mondo, inserendo nella squadra tanti Under 23. Questo ci ha permesso di farli crescere e di dare loro la possibilità di avere un calendario internazionale. Sarà un caso, ma quest'anno abbiamo vinto la Coppa delle Nazioni, abbiamo vinto con Sonny, con Moscon. Abbiamo vinto in Francia, abbiamo vinto in Italia la nuova edizione della Coppa delle Nazioni, siamo stati protagonisti al Giro delle Fiandre con Moscon, siamo stati protagonisti al Tour dell'Avenir e questo appunto ci permette di dare la possibilità a questi ragazzi di fare esperienza non solo con i soliti 5 o 6 elementi ma ampliando la rosa a 20-25, perché alla fine indossare la maglia azzurra è un onore, una gratificazione per il corridore, anche uno stimolo e anche una gratificazione per la squadra. E quindi penso che questo progetto stia già dando risultati e vorrei farvi notare anche che tra i 14 azzurri che io ho convocato, o meglio la lista, tra la lista dei 14 azzurri 8 sono dell'89 e del 90 e quindi hanno 25-26 anni. Vuol dire che per i prossimi 7-8 anni, in linea teorica, questi ragazzi possono avere un ciclismo di alto livello, essere all'apice dell'attività internazionale. E quindi abbiamo una nazionale giovane con corridori esperti come Quinziato, come Ossa, che poi non ha ancora 30 anni, ma soprattutto come Bennati, perché alla fine sono quei pochi corridori che sanno lavorare nel migliore dei modi. E quindi abbiamo una nazionale giovane, abbiamo una nazionale forte, ma soprattutto alle spalle abbiamo dei ragazzi che stanno crescendo molto bene. Grazie ai commissari tecnici e grazie naturalmente alla federazione che ci permette di fare questo. Per quanto riguarda Dino, beh, lui ormai con le donne di medaglie non sa neanche quante ne ha conquistate, quindi anche con Dino c'è veramente un ottimo rapporto e stiamo cercando tutti di fare le cose migliori per dare la possibilità ai nostri ragazzi di crescere nel migliore dei modi. Grazie. Grazie Davide, grazie Elia.
Abbiamo parlato di maglia azzurra, il Davide ha fatto proprio un riferimento a questo simbolo pochi istanti fa, una maglia azzurra della quale Davide l'ha dichiarato più volte, sei innamorato assistendo al campionato del mondo di Imola, tra l'altro vinto da Vittorio Adorni. A quel campionato del mondo un giovanissimo Renato Di Rocco, mi sembra di ricordare, aveva fatto da alzabandiera durante la cerimonia protocollare, ed ora ci ritroviamo a parlare ancora di maglia azzurra, una maglia azzurra griffata a Castelli. A questo proposito vorrei ringraziare per la presenza Dario Cremonese, proprio della Castelli, che va così ad incrementare, a rafforzare il proprio legame con la Federazione Ciclistica Italiana. Presidente, due parole, dopodiché magari faremo uno scatto con i commissari tecnici. Allora, presentiamo prima la maglia. Allora, se ci raggiunge Dario Cremonese eventualmente, o se il Presidente dice due cose... Si nasconde Cremonese, ma ci sta raggiungendo appunto a coronamento, a completamento di questa bella avventura a fianco della Federazione Ciclistica Italiana. Due parole, prego. Sì, due parole velocemente, non so, magari se la togliamo la facciamo vedere meglio. Niente, quest'anno è stata, diciamo, con Davide abbiamo disegnato questa maglia, perché Davide ci è stato vicino nel percorso di scelta, dove in chiaroscuro si vede la scritta ITA, e praticamente abbiamo messo il tricolore in bella evidenza sul davanti e anche sul dietro. Come ogni anno, qui vedete le due possibilità che hanno gli atleti, quella di avere una maglia aerodinamica, che è questa che ho in mano io, e di una maglia un po' più morbida. Inoltre quest'anno sia i professionisti che anche gli under 23 avranno anche a disposizione il body, che ormai, come sapete, nel mondo ciclistico professionistico sta sostituendo, diciamo, la vecchia maglia e pantaloncino. Bene, grazie. Ci siamo, eventualmente faremo uno scatto fuori a beneficio dei fotografi, degli operatori televisivi. Tra qualche istante raggiungeremo la terrazza anche con i commissari tecnici. Bene, ci stiamo avviando ormai alla conclusione di questo appuntamento. Lasciamo quindi la parola per i saluti finali. Tra l'altro ringraziamo il segretario generale della Federazione Ciclistica Italiana, Maria Cristina Gabriotti. Dicevamo, siamo arrivati alla conclusione. Presidente, poi lasciamo la parola all'assessore Rossi, prego. Tanto grazie Stefano, davvero ringrazio davvero tutti i presenti. E tengo a evidenziare l'ultimo aspetto che ha toccato Davide Cassani, a parte la sinergia all'interno delle squadre azzurre, del sistema che si è creato, che ovviamente non fa molto piacere, ma soprattutto dell'aumento del dialogo con le società sportive, soprattutto delle fasce minori, juniores, under 23. Era un dialogo che probabilmente in passato c'era leggermente mancato, però oggi questo fare sistema è stato molto utile. Vedete anche concentrazione di atleti, magari di una società che è quella che ha voluto dare durante l'anno più disponibilità degli atleti per fare pista e multidisciplinarietà, che era la base del nostro progetto, per cui in tutto questo si trova una risposta ben precisa. E siamo soddisfatti, ripeto, partiamo con ottimismo ed entusiasmo, certi di aver fatto tutto quello che si doveva fare per presentarsi in una migliore condizione ai mondiali. Grazie. Grazie Presidente. Antonio Rossi. Vuoi dire due parole, Presidente del CONI Regione Lombardia? Faccio, prego, dire due parole al, prego, Presidente. Reste Perri. Forse più come CT, magari. Presidente Antonio, non potevo mancare a questo appuntamento, però devo dirvi, mi piace molto quello che è stato detto dai commissari tecnici, dai tecnici, dal Presidente, che ha evidenziato questo collegamento fra le squadre, questa crescita graduale degli atleti. E poi mi è piaciuto molto anche che quello che è stato detto riguardo i ragazzi che magari non siete riusciti a convocare. Sono quelle cose che ho vissuto anch'io, sono stato tecnico di canoa, e sono quelle, credo, quella strada giusta che avrete intrapreso, il dialogo con le società, il collegamento fra i vari settori,
ed è un lavoro meraviglioso e vi ringrazio di questo, vi ringrazio perché date prestigio a quello che è lo che dovrebbe essere tutto lo sport nazionale, perché siete degli esempi di persone straordinarie che fanno uno sport difficilissimo, perché ci vuole coraggio, c'è tanta fatica, ci vuole la forza per salire e il coraggio poi nelle discese quando venite giù dalle montagne, e quindi vi faccio i complimenti ai ragazzi che affrontano uno sport molto difficile in una società dove qualche volta la fatica magari se si può si evita, e quindi vuol dire avere dei valori dentro, e a tutti coloro che lavorano per aiutare questi ragazzi a fare dei buoni risultati, ma soprattutto poi a crescere bene, ecco perché quello poi lo sport deve rimanere comunque uno strumento che aiuta i giovani a crescere, ecco poi alla fine uno non si ricorda tanto le medaglie che ha vinto o che ha perso, ma si ricorda l'esperienza sportiva che ha fatto. Partite con ottimismo, siamo ottimisti anche noi, io non so, ci sono anche gli avversari certamente, però con la coscienza tranquilla, perché quello che ho sentito credo che possa permettervi e permetterci di partecipare a questo campionato del mondo sereni, con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile. Bene, grazie anche a Oreste Perri, siamo arrivati proprio alla conclusione, tra qualche istante saremo ospiti della Regione Lombardia per un buffet, tra poco il Presidente, l'Assessore e i ragazzi commissari tecnici saranno disponibili sulla terrazza per alcuni scatti fotografici e per le interviste. Prego Antonio Rossi. Sì, io vi ringrazio ancora, ti ringrazio Presidente per essere venuto qui a presentare la squadra, faccio un grossissimo in bocca al lupo ai 4CT, ringrazio Elena e Elia per essere venuti, perché so benissimo che per gli atleti è un po' una seccatura venire, perché togliete tempo un po' all'allenamento, un po' al riposo, quindi ho apprezzato tantissimo insomma la vostra presenza. Condivido quanto è stato detto, è vero quello che ha detto Oreste, si apprezza e si ricorda l'esperienza, ma io mi ricordo anche delle medaglie, quindi un grosso in bocca al lupo, ci vediamo domani a Lissone, poi a Legnano e poi dopo il mondiale spero di vedervi con una bella maglia alle Tre Valli Varesine. Grazie.